Trenord, compartimento di Milano, con un comunicato in forma dei provvedimenti presi a seguito dell'assenza dal lavoro di macchinisti e capotreni che hanno costretto a ridurre il numero dei convogli sulle linee. Scrivono dalle direzioni di Trenord: per l'alto numero di assenze dovute alla pandemia, il servizio subisce una parziale riorganizzazione, tanto che sarà parzialmente rimodulato da lunedì 10 gennaio, giorno di completa ripresa delle attività. La situazione è in costante evoluzione. Stiamo lavorando per riorganizzare turni di personale e servizio in modo da contenere i disagi. Per le informazioni relative alle modifiche programmate sulle linee di vostro interesse, vi consigliamo di consultare le pagine di linea sul sito sull'app Trenord, Android e iOS. È anche possibile seguire l'andamento in tempo reale di ogni singolo treno ed eventuali modifiche al servizio. Si ricorda inoltre che per viaggiare a bordo dei treni è necessario essere muniti del Green Pass e indossare la mascherina FFP2. Trenord questa mattina registrava fra capitreno e macchinisti circa 180 assenze per positività a Covid-19 o quarantene, in aggiunta a circa 150 assenze non direttamente connesse alla pandemia. Aggiungono dalla direzione di Trenord: tale situazione rende necessaria una riorganizzazione preventiva del servizio con la soppressione totale o parziale di circa 350 corse sul totale di oltre 2170 programmate per garantire tutti i collegamenti alla luce delle assenze già confermate e di eventuali ulteriori evoluzioni. Durante le ore diurne il servizio sarà ridotto del 12%, contestualmente saranno aumentati i posti disponibili sui treni in circolazione. Lunedì scorso erano stati soppressi per lo stesso motivo 3 convogli da Milano ad Arona e 2 nel senso opposto. Lisa Tamaro, referente dei pendolari per la linea Milano-Domodossola, ha fatto accertamenti. Dalle informazioni che ho assunto, i provvedimenti al momento non riguardano la Milano-Domodossola. Aggiungo però che la situazione dei ritardi è comunque ai limiti dell'inverosimile. Ad aggravare la situazione ferroviaria, Trenitalia ha comunicato che dalle 9.01 alle ore 16.59 di sabato 8 gennaio è indetto uno sciopero nazionale del personale di Trenitalia.